Eccoci qua, amici di Keto Web Italia. Buonasera, ciao. Terministi. Benvenuti a quelli nuovi. Insomma, siete tanti, siete state tanti, aumentando. Siete tanti, quindi è dovuto questo nostro ringraziamento. In larga ma lei non lo si allarghi così cuoco, cioè, perché io, a me mi chiamavano l'uomo che si allargava così. Così. È tempo di carciofi. Di nuovo, voi direte. Faremo la saga. Allora, sì. La saga del carciofo. Allora, abbiamo visto che la ricetta dei carciofi al forno è piaciuta tantissimo. Anche perché è tempo di carciofi e quindi abbiamo pensato di fare un'altra ricetta con questo meraviglioso prodotto della terra, della nostra terra. Allora, anche questa volta, guardate che belli. Il romanesco classico, il cimarolo. Va bene, comunque si possono usare tutti i tipi di carciofi. Sì, certo. Noi ovviamente facciamo è più semplice, perché se abitate in Liguria, esatto, ad esempio questi non li trovate. Esatto. Noi è più semplice reperire questi carciofi, quindi ovviamente useremo questi carciofi. Allora, qua sono tanti, tanti. Oggi noi faremo una ricetta prettamente romana. Siamo a Roma. Siamo a Roma. Nella nostra meravigliosa dei dintorni di Roma. Una volta li portiamo, sì, i follower a girare Roma, però. Sì, siamo città metropolitana di Roma. Di Roma. No? Allora. Collaboratrice, venga! Non mi lasci da sola col popolo che mi inonda di stupidaggini. Faremo i carciofi alla romana. Alla romana. Ah, wow, e bello. Anche qui è una ricettina semplice da fare, però ha bisogno dei procedimenti, dei passaggi che non possono essere trascurati. E ovviamente ha bisogno di tanto amore. Amore. Ok. Allora. Vogliamo iniziare subito, sì, a far vedere come si fa? Sì, allora, iniziamo subito a far vedere prima come cosa, si fa. Prima di tutto, guardiamo di che cosa abbiamo bisogno. Una piccola nota, cuoco. Sì, è uscito il sole. Senta, no? Queste note che sono di incalcio. Vuole un do? Note con i calci a me non mi piace. Cosa fa? Note con il calcio, non mi piace. Allora. No, guardi, ha fatto uscire il sole, cuoco. Cioè, è normale, io a me mi chiamano l'uomo. L'ho detto io perché sennò lei avrebbe detto, guarda, mi ha detto mio, ho fatto un corso per far uscire il sole, come quando e perché. È la mia voglia di vivere, di sorridere, di amare, di gioire, okay, che fa uscire il sole. Le gocce, collaboratrice! Allora. Gli ingredienti sono questi, ovviamente. I carciofi. Abbiamo già presentato. Uno scoop, senza i carciofi alla romana non si possono fare. No, si possono fare. Come? Sì, fai il carciofo alla romana senza il carciofo. E come si fa? Collaboratrice? Presto faremo un corso. Un corso, ok. Come fare i carciofi senza carciofi. Eccoli qua. Poi un trito di prezzemolo, fresco, l'ho appena tritato. Aglietto fatto a spicchetti piccolini. Sale e pepe, che mi sono già preparato, ho fatto un miscuglietto di sale e pepe. Collaboratrice, ho bisogno di lei perché non me se ne vadi. Un limone da mettere nell'acqua dopo che abbiamo, perché altrimenti i carciofi diventano neri, brutti, brutti e cattivi. Del pepe poi da macinare alla fine, faremo vedere come utilizzarlo. E niente. Qua qualcuno dirà, ma manca qualcosa. La famosa mentuccia romana. A tutti piace, siccome a noi non tanto piace, abbiamo scelto. Non è che non ci piace, però diciamo, ad esempio, la collaboratrice lo trova troppo coprente. Al cuoco no, per me è uguale. Preferisco usare l'aglio e il prezzemolo. Impurezza. Ovviamente a chi piace aggiungere la mentuccia romana non fa altro che tritarla, come ho fatto con il prezzemolo, e raggiungerla nel Non la menta, è la mentuccia nel caso. Cioè, allora, andiamo a preparare i nostri carciofi. Prendiamo uno, ovviamente qui ne abbiamo, poi vi faremo vedere come metterli nel tegame. Se mi può spostare questo, per cortesia. Collaboratrice, collabori. Cosa mi date? Allora, 2500 euro al giorno ci dà. Prendiamo il nostro spellucchino e andiamo. Lo faccio vedere lo spellucchino. Eccolo qua, questo. Andiamo a portare via le foglie, ovviamente, che non ci servono. No. Mettiamo via. Tagliamo il gambetto sotto. Mi raccomando il gambo, perché il gambo è qualcosa che poi... Scusi cuoco, vedete questa parte interna del gambo? Sì. È quella edula, quella buonissima e tenera, quindi lo spelliamo e lo mettiamo. Mai sprecare. Esatto. No, ecco, certo. Più o meno lasciamo... Un po' di più, cuoco. Lasciamo un po' di più così, così. Ecco qua, lasciamo. Devono stare... Lo
andiamo a pulire piano piano senza tagliarsi le dita, mi raccomando, perché poi se ti tagli le dita godi solo a metà. A metà. E questo a noi non interessa. Sono un po' scombinata. Che succede, collaboratrice? Ci racconti, ci racconti. Allora, prendiamo il limone. Le mie memorie. Prendiamo il limone, andiamo a tagliarlo a metà. Posiamo la spada. Facciamo una bella spremutina nell'acqua. E poi la beviamo direttamente così. E poi, siccome sono limoni di casa nostra, quindi sono... non sono biologici. Trattati sono ci sarebbe anche da parlare di questi limoni, io e la collaboratrice ci siamo inerpicati. Appena fatto, è vero. dentro al nostro contenitore, ovviamente. Adesso andiamo a tirar via un pochettino le prime foglie, quelle più coriacee, certo. Andiamo a tirarle via. Purtroppo il collaboratrice, io glielo devo chiedere, cuoco, provo a chiedere con un atteggiamento più proviamo con le buone. Cuoco. Sì. Cuoco. È più carciofo del carciofo? No, quello dopo. È più digestivo del carciofo? No, le do del conforto. Guardi qua. Ci guardi nelle palle degli occhi. Oggi. Lei. Pulirà. E che c'è da pulire? I carciofi, sto a pulire. Dopo che ha cucinato, pulirà. Guarda, questa sera. Dopo che lei ha cucinato, pulirà. No, per Pasqua, ci riprendiamo per Pasqua. Voi mi istigate. Sì, ma sono 45.000 video. Allora ritorniamo al nostro ragionamento. Ecco, più o meno, vedete quando incominciate a vedere il bianchetto qui dei carciofi. Ancora un paio di fogliettine. Prendiamo via ancora un pochettino. Lasci fare a me. Allora andiamo a pulire il gambo. Lo chiamavano l'uomo che cappava i carciofi. Esatto. Fate attenzione alle manine. Fate attenzione alle manine. Alle sempre. Tue mani. Appunto. Alle mie, io ce, alle mie ce penso io, ma quelle dei miei folli, ma quelle dei miei folli vari come faccio? Perfetto. Vado un po' circolarmente, cuoco, non voglio insegnarle nulla perché lei è l'uomo che capava i carciofi. Come era l'uomo che a me mi chiamavano l'uomo che capava i carciofi. L'uomo che susurrava i cavalli, l'uomo che capava i carciofi. Esatto. Eccolo qua, buttiamo nel... È un carciofone. Li puliamo e ci vediamo. Li puliamo tutti. Ecco, a pulitura avvenuta. Ciao! I carciofi, allora vedete, li abbiamo puliti. Adesso dobbiamo... A sei mani. Dobbiamo tagliare la testa, no? Ecco, non perché li hanno fatti cattivi, ma perché vanno fatti così. Ecco, abbiamo questa versione, non usate... rivoluzione francese del cuoco. Robespierre. Non usate il... come si chiama? Il panaretto. Il panaretto si chiama solo in Veneto, il tagliere in italiano. Infatti io ero così tra panaretto, il pagliere, va bene? Il pagliere. È un incrocio. Con le manine, guardate, con un buon coltello di taglia e andate così a girarci intorno. Sempre stando attenti alle dita. Bisogna girare intorno. Io giro intorno. No, fai vedere, qua. Sto girando intorno. Prima dice di fare le cose, poi... Manco Giotto. Collaboratrice. Guardi. Un timbro. Manco Giotto. Un timbro, ma si sta facendo contagiare dalla pazzia del cuoco? Dai. Forse sì. Dai, Tommy, dai, Dimo. Non faccio il cracco, cuoco, che lei vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Lei è Narciso. Rodriguez. No, io non ho mai ucciso nessuno. No, lei è Narciso. No, appunto, non ho mai ucciso nessuno. Lei è Narciso. Non ho mai ucciso nessuno. Vada in quel puppen. È un uomo Narciso. Insomma, andiamo avanti così fin quando non abbiamo terminato. E poi ci vediamo per il prossimo esame. Ok, ci vediamo per il prossimo esame di coscienza. Ecco. Va bene? Lo chiamavano l'uomo che faceva gli esami di coscienza. A topo. Perché si può dire a topo e non a topo? Lei può dire a topa, se lei preferisce dire a topa, poi se gli altri, vergiterzano, interpretano e le dicono che lei è uno scostumato, Vedremo delle belle. Ci vediamo dopo. Ciao, pupetto. Ma la zia è sempre la solita, scostumata. Dai che conoscerai la Mael a Pasqua. Conoscerai la Mael. La Mael. Ciao. Zam. Guardate quante roselline ha preparato il cuoco. Tutte belle così. Non c'è bisogno, mi permetta, mi perdoni, mi permetta.
non c'è bisogno di togliere la barbetta perlomeno a questi, sia perché sono di stagione e sia perché questo tipo di carciofo non ce l'ha particolarmente fastidiosa. Se usate ad esempio il carciofo violetto, quello con le spine, è necessario toglierla perché anche quelle di stagione sono un po' più durette, all'interno hanno questa barbetta e trovarsela in bocca non è molto gradevole. Va bene, okay. Ma io penso chi conosce i carciofi della propria zona sa come gestirli, come coccolarli. Okay, allora adesso andiamo a condire i nostri carciofi e a cucinarli, che è una cottura diversa da quella che abbiamo fatto l'altra volta. Esatto, ed è importante che avvenga così, anche il tegame ha la sua importanza. Adesso cominciano i passaggi peculiari della ricetta. Allora, mezzo bicchiere di olio un po' abbondato, extravergine di olio. Vabbè, adesso ecco qua. Sì. Mi raccomando, extravergine di oliva. Sì. Poi incominciamo a condire i nostri carciofi, okay, uno per volta. Allora, ne prendiamo una. Con la violenza. Lo sgocciolare. Facciamo la faccia da violento. Ragazzi, io comincio a vedere. Vabbè. Non è normale. Cosa sta facendo, cuoco? Un po'. Guardi che io sto mettendo su Facebook i suoi versi. Ah, sì. Tutta la gente ieri ha visto il suo... io ascolto, io non lo so fare com'è. La gente ascolta e impara. Ma lei ascolta anche i carciofi? Certo, ma come si fa? Ce lo adesso non lo so fare, perché ogni piatto, ogni ricetta. Oggi abbiamo il grugnito, non il. Esatto. Allora, vedete, vedete qua da me si allarga piano, un pochettino. Piano, allarghi piano perché è troppo veloce. Allora, prendiamo il nostro prezzemolo e lo andiamo proprio a conficcare con la violenza al centro del nostro. Come abbiamo fatto l'altra volta, vi ricordate? Ecco. Però beh, schiacciando bene, perché poi quando si capovolge un pochettino di prezzemolo andrà nell'olio, però il cuore pulsante del carciofo sarà ricco del condimento. Poi andiamo a prendere un po' d'aglio, uguale, e andiamo a conficcarlo così. Vedete? Anche qui l'aglio e il prezzemolo non è... Una quantità definita, lo fate secondo i vostri gusti. C'è chi lo mette tagliato a metà togliendo l'anima e chi lo mette soltanto nel tegame fuori. Sì. A noi piace molto l'aglio. Io qua vedrete un taglio, ragazzi, vedrete una serie di tagli. Allora ascoltatemi bene. Poi andiamo a prendere il nostro pepe e sale che abbiamo prima messo insieme e anche qui facciamo una bella pepata e salata e facciamo anche un massaggino sopra così. Ecco. Così, perfetto. Allarghi bene. Ecco qua, così. Poco. Già si sente il problema. Sono crudi. Perché gli ingredienti sono freschissimi. Ragazzi, quando i piatti della tradizione, con gli ingredienti buoni, questa è zona buona per i prodotti agricoli. Ecco, non abbiamo il... Cosa che non abbiamo? Allora. Collaboratrice, non abbiamo il... L'olio è qua, ragazzi. Allora, prendiamo il nostro carciofino e lo mettiamo a testa in giù. Questo è... il segreto per cucinare questo tipo di carciofi. Testa in giù. Il tegame che occorre ecco, ben stretti. Quindi noi ci devono abbracciare fuori le coccole. Noi ne abbiamo fatti sei, in modo da più o meno dovrebbero entrare nel nostro tegame senza problemi. E andiamo avanti con tutta la procedura. Intanto abbiamo messo dell'acqua a bollire, a riscaldare. Sì, diciamo. Deve essere abbastanza calda. Abbastanza calda. Ok, collaboratrice. Continuiamo. Okay. Io continuo. Ok. Io continuo. Ok. Lei continua. Ok. Siamo di una demenziale. Comunque, ragazzi, sembra che noi ci prepariamo ste stronzate prima. Invece, la cosa grave è che siamo proprio così scemi naturali. Però qua in questa casa si ride solo e non si piange mai. La vedete l'aura della gioia? Laura. Guardate, Laura non c'è, è andata via. No, ha ragione, vedete l'aura della gioia, vedete? È vero. Vedete? Non ci si può lamentare. Davvero, qua, dell'amore, della qua gioia, c'è veramente tanta gioia, ragazzi. Pace. Ce lo scrivono tutti del resto. Sì, a parte i complimenti inopportuni che fanno al cuoco, a noi ne fanno molto meno collaboratrici. È vero che noi non ci esibiamo. Sì, poi, io un po' mi esibisco. Comunque è tutta una farsa, perché poi quando finisce litighiamo. Vedete questo qua? Me l'hanno fatto i miei collaboratrici. Ma la una mazzata super la mano. Quella è un'unghiata. Chi è stato? Non è vero. Chi è stato? Lei o io? No, collaboratrici. Io non assassino. Ho unghie. Diciamo la verità. Potrebbe essere stata l'unghia del quella delitto. È quella forse. Diciamo la verità. Allora, ragazzi, stasera invece di dargli un'unghiata lo acceco. Guardate come si massaggia
il nostro carciofino. Assaggiamo anche noi. Assaggiamo? Certo. Contenta, oggi la collaboratrice entusiasta di questo. Dai ragazzi, dai. Ci vediamo. Ah, volete massaggiare? Vogliamo assaggiare la collaboratrice. Venga, venga qua, si sporga, massaggi. Perché una specie di massaggio shatsu. Sarà al carciofo. Sarà più buono questo. Vero, è vero. Ok. Okay. Chiaro che me lo viziate così. Si è viziato. È bello. Guardate, è bello lui. Lo andiamo a mettere anche questo a fianco all'altro. Guardate. Eccoli qua. E continuiamo con i nostri carciofi. All'infinito. Ci vediamo fra poco. È proprio infinito. All'infinito. Staremo qua fino al 2000 a fare carciofi. Ok. Carciofi. Soltanto carciofi. Carciofi per noi. Per voi. Eccoli qua. Guardate, ben sistemato. Tanana, cosa fa qua? Ma chi si crede di chi si crede? Adriana! Allora, guardate che meraviglia, ragazzi. Adesso ovviamente andiamo ad attaccare. Abbiamo solo un gambetto. Un gambetto, sì, abbiamo messo un gambetto. Andiamo ad attaccare il nostro fuoco. E adesso, ragazzi, il nostro fuoco purificatore. No, l'ha già fatto quello sketch. Lo sfrigolio. Collaboratrice l'ha fatto, ma lo faccia bene. Ma non è così, è più. Ma quella è una cosa, e questa è un'altra, vero? Adesso questa fase, mi perdoni cuoco, perché lei oggi ha la testa tra le nuvole. Bisogna. Sentite questo rumore. Dovete sentire il fuoco che scoppietta e sta. Il profumo. Collaboratrice, fumo. Ma cosa sta facendo cuoco? Guarda che mi si è addormentato il fuoco! Ah, è finito, bene, ok. Guardate come sfrigola. Allora, attenzione, andiamo ad aggiungere un po' di prezzemolo, detto così. Un prezzemolino. Così. Un po' di aglio, dell'altro profuma. L'aglietto che ci è rimasto. Ma così, bisogna stare così accucciati? Certo, che non buttiamo via niente. Vedete? È volano pezzi. Ancora un po' di pepe, un po' di sale, così. Guardate che meraviglia, ragazzi. Senti che profumo, eh? Ecco qua. Adesso prendiamo il nostro micolino e aggiungiamo acqua. Lasci un attimino ancora. Certo, non ci preoccupare. Senta, ascolti. Vuole un'altra porga l'altra guancia. Vuole essere picchiato, collaboratrice. Sentite che venga, bello. Venga a vedere, collaboratrice. Venga. Che bontà. Guardi come sfrigola l'olio. Lindo. E adesso andiamo ad aggiungere acqua calda. Mi raccomando, fate attenzione. Vediamo perché... se ha studiato il cuoco. Fino a dove vanno coperti i carciofi? Fino alla base. Del gambetto. Tra l'altro, guardate. Attenzione. Bravissimo. Ecco qua. Ok. Ancora un muscolino, sì. Perfetto, ragazzi, il profumo. Adesso usiamo una tecnica antica, molto antica. Prendiamo un po' di carta, sapete quelle del pane? Del pane. Oppure carta forno, se non l'avete la bagnate, la strizzate. Noi usiamo questa qui del pane. Quella del pane. Comunque la carta forno va bene uguale. La bagnate bene affinché si possa modellare. Questa è una tecnica molto antica, ma non ha parte che pratica, ha, vero? Che ha i suoi risultati. E serve, adesso un poco vi spiegherà perché è importante fare questa copertura ai carciofi. Abbasso un po' il fuoco. Andiamo ad adagiarla sui nostri carciofi. Così, le copriamo completamente. Vedete? Le copriamo completamente, ecco, però stando attenti che rimangano dritti. Ecco qua. Così. Belli dritti. Praticamente adesso la cottura così, 20-25 minuti, permetterà di fare una cappetta di vapore che cuocerà anche la parte di sopra. Che mica... Mica stiamo a pettine le bambole qua. No. Quindi ci vediamo dopo. A cottura finita. Io sono adesso, mostriamo anche i dissapori dello staff di Keto Web Italia. Io sono della teoria che ci voglia il coperchio sopra perché fa l'effetto vapore, però siccome ce l'ha sempre vinta io no è come quello della canzone, la vuoi sempre vinta tu,
E quindi sono sicura che il coperchio non lo metterà. Accettiamo consigli ma non li da metti. Chef stellati. Ma io sono stellata. Eh sì, che è una stella, vedrà. Ma mi facci il piacere. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Adesso gli do una mazzata in testa perché non vuole mettere il coperchio. Vabbè, mettiamogli il coperchio, va. Famola contenta, va. Ma pioverà domani? Famola contenta. Famola contenta. Quando il diavolo t'accarezza è... Bravo, voilà. Bravo. Ci vede questo. È questo, che non lo so. Vede questo vaporino? È quello che. Faccia la faccia di quello. Da vaporino? Guarda, questi sono i messaggi che io lascio alla collaboratrice. Buongiorno, piccola piccola. Sei tu patatina. Sei tu che la zia non ti sta dando tanta considerazione. Molto cattiva. Troppo impegnata la zia. È molto cattiva. Troppo. Sono passati 20 minuti. Di più, di più. 5 minuti quasi. Sono passati di più perché il cuoco perde tempo. Comunque andiamo a controllare i nostri carciofi. Abbiamo detto 20. Si deve pulire i denti, cuoco. Allora, questo lo uso come strumento di cottura per i nostri carciofi. Vediamo, per controllare la cottura. Tiriamo via la carta, per cortesia, grazie. Grazie. Allora, collaboratrice. Con una semplice spuzzica, con una forchettina come mi pare. Io uso. Vediamo. Ciao collaboratrice. Cerchiamo di cambiare la cottura. Ah. Ecco, vediamo. Vedete? Vedete? Sono cotti perfettamente, possiamo spegnere. Andiamo. Posso? In questa fase l'acqua sarà andata via completamente. Grazie, certo. Collaboratrice, per l'apporto luminoso Tecna. Questa copertura con la carta fa sì che l'acqua, più che vapori, venga assorbita dai carciofi fin sopra. Perfetto. E infatti qua è rimasto l'olio. Vedete? Questo lietto quando si raffredda, è buono anche caldo, ma mangiato il giorno dopo. Lo racconti lei collaboratrice, parlate voi che... Mangiato il giorno dopo è qualcosa di sensazionale, buono, gustoso. Nel frattempo con aria furtiva il cuoco... Andiamo a mettere i nostri carciofi sul piatto. Si dice andiamo ad impiattare. Col saltino andiamo in alto. Andiamo ad impiattare. Allora intanto voglio fare una cosa, perdonatemi. Datemi uno stuzzicadente che mi taglio le vene. Questo sarà tagliato, vedrete il taglio. Mi prendo il mio gambetto. No, ci ha rubato il gambetto. E noi? Chi lo vuole assaggiare? Noi. Prima la colla. Eccezionale. La colla. Però scoticchia, eh. Ha la bocca d'amianto il cuoco. Mamma mia. Allora. Ah, così a mano viva? Certo, a me mi chiamano l'uomo che prendeva i carciofi a mano nuda. Guardate, sono diventati dei fiori. Devo dire, cuoco, che anche se mi dà fastidio farle complimenti perché. Certo, lo so. Però ha il. Com'è che si dice quello? Il tocco del giapponese. No, c'è un termine. Il con la mano, il to do, no? Quando mi ricordo ve lo dico come si. Tutù, hai il tutù. Il tutù lo metto quando vado a fare ballo, scuola di ballo, metti il tutù. Non è che fa la prova di ballo adesso. Certo, ce la farò un balletto qualche volta, ma con le punte. Allora, questa è però che c'è sfuggito il gambetto, non riesco a prenderlo, allora ho bisogno di una forchettina, Ecco, sì, però vedi. No, l'ho messo lo so. Ma hai rovinato il. Adesso tutto quello che si rovina si può aggiustare più o meno. Ecco. Solo la morte non c'è rimedio. Spettacolo. Adesso questo lo giri così. Fermatevi un attimo, attenzione, prendiamo un po' di carta e voglio fare un piccolo tocco. Che meraviglia! Non vedo l'ora di mangiarli. Ecco, quello è buono e anche il sapore. Vedete? Questa si chiama alchimia. Bravi a noi. Ecco, un tocco alchemico. Vai, a posto. Possiamo assaggiarli? Adesso, subito, sì, così? Sì, assaggiamo. Lo mettiamo sopra un boccettino di quello lietto? Ma certo, perché no? Prendiamo un cucchiaio. Mamma, ho la colina in bocca, collaboratrice, ci crede? Dove ci mettiamo? Sul tavolo? Ok, ma prendi i piattini? Sì. Ma io le mangiamo insieme. Io le mangiamo insieme appassionatamente. Appassionatamente, ok. Ecco. Guardate. Anche un po' di aglietto, aspetta. Non corre. Bravo, ecco, cuoco, bravo, guardi. A volte complimenti se li merita proprio. È contento, cuoco? Sì, prendiamo un po' di forchettine e andiamo a assaggiare. Un po' di forchettine. Andiamo ad assaggiare. È arrivata la Rufina. Ciao, Rufi. Questa è la gatta che è innamorata del cuoco. Eccola qua. Ciao, Rufina.
Ciao piccola mia, che c'hai fame? È innamorata del cuoco questa gattina, questa vero? Ecco che arriva la gelosona. È pupetta che è gelosa. Pensate, questa è una gattina che abbiamo recuperato, poverina, stava morendo. L'abbiamo trovata, è una trovatella. E adesso si è affezionata. Si è affezionata, ma lei in particolare si è affezionata. Sì, solo che c'è pupetta che è gelosa. Rufi, ciao, Rufi, piccola piccola. Rufina. Ciao. Ciao Rufi, ciao. Pupi, non essere gelosa. C'è con gli altri ballo in twist. Ok, allora andiamo assaggiare. Che bello ragazzi. Questo vedete, questo è l'amore per la cucina, l'amore per l'amicizia, l'amore per la terra, compagnia, da solo buoni per frutti. La terra. Ed eccoci qua. Andiamo all'assaggio, eh? Andiamo all'assaggio. L'assaggio. Ma è solo un assaggio. È una specie di brunch, no, di brunch questa, è una specie di happy hour come orario. Poi più tardi le stermineremo, ecco. Scusate, sono un assaggio. Tiratevi su. Era un po' di tempo che non mettevo il dito davanti all'obiettivo. Collaboratrice. Andiamo. A parte che secondo me svoltano adesso. Wow. No. Vediamo la faccia. Come dico sempre, armonia. Già datemela. Questa è sinfonia, ragazzi. È buonissimo. È veramente buono. Perfetta anche la. Un gambetto tra la. Perfetta anche la. L'armonia. Stiamo facendo. Oh, io sono nunciona. Ecco, basta, vero? Mi perdona collaboratrice. La firma. Buoni, veramente buoni. È ottimo il rapporto anche tra sale, pepe, aglio, anche come in tutte le cose il rapporto tra gli ingredienti è veramente fondamentale. Non prevale nessun sapore ed è presente il sapore del carciofo come sapore di base. Qua quale sta diventando? Ho mai pensato di andare a MasterChef. È vero. Veramente ho chiesto a loro di venire, gli faccio un corso io. Ah, ok, figuriamoci. Di 6 mesi. Buono, eccezionale, veramente sono buonissimi. Buonissimi. Di una delicatezza, guardi. Guardi, qualcosa da fare invidia a. Ai principi reali. No, da fare invidia alle osterie romane. Veramente. Comunque, dobbiamo ammetterlo, il cuoco ci sa fare in cucina. Probabilmente, è vero, probabilmente mi contesteranno la mancanza della mentalità umana. Ma Abbiamo spiegato perché non c'è, non perché non sappiamo che ci vada. Il piatto in purezza. Poi... È vero. Oh no. Brava la pupetta dietetica. La pupetta dietetica. Che brava la nostra cagnolina. Buonissimo. Adesso io dopo farò un blitz e ruberò una fetta di pane proteico del cuoco per fare la scarpetta. Sentite il sapore dolce che lascia in bocca. Buono, sì, veramente. È vero? Perfetto, è anche quel sale. Io direi, lasciamogliene qualcuno agli altri. Certo, ovvio. Altrimenti ci rimaniamo tutti. Ovvio. Beh, certo, quindi, con questo meraviglioso piatto o ricetta, come la volete chiamare. Che ci ha portato nel mondo dei carciofi. Ne faremo anche altre. Sì. Intanto vi salutiamo, ci vediamo fra poco. A dopo. Per i saluti finali. Ciao! Zam zam. Adesso voglio raccontarvi una bella favola. No. C'erano una volta i carciofi. Ok. Buonasera a tutti ragazzi. Ciao. Sono passateci. No, vabbè, va bene, non c'è il problema. C'erano una volta i carciofi. C'era una volta carciofi. Perché lui con questa faccia rammaricata, cuoco, non sei. Perché c'era una volta. Tutto finisce nella vita anche carciofi. Questo l'abbiamo lasciato per concludere il video, ma vi rendete conto? Esatto, l'abbiamo lasciato per concludere il video. Altrimenti dice, ma che cavolo? C'è anche, c'è anche la prova provata che qualcuno ha mangiato un pezzettino di pane che sono stata io. Eccola là, lei. Comunque. Adesso facciamo la conta. Chi è che se lo mangia questo? Stecca para per tutti. Questo? Ma che stecca? No, io lo cedo. Comunque. Ragazzi, nella vita tutto finisce e anche i carciofi hanno la loro fine. Inizio, però devo dire che erano buoni. Veramente buoni. Sì, speciali. Ecco, andiamo nei dettagli. No, devo fare la solita domanda prevedibile. Poco assenta, guardi, lei è un bravo ragazzo. Insomma, tutto sommato è un bravo ragazzo. Una volta. Adesso sono adolescente. È un bravo adolescente. però questa battuta qua di Angela Piero Angela, l'avrò tagliata almeno 10 volte. Perché? No, Piero Angela. No. Angelo Piera. Ecco, non la faccia. Stavolta può essere che gliela lascio, però cosa sta facendo cuoco?
faccio mezz'oretta. No, ma ha fatto fare la domanda canonica. Ah, già, è vero. Manca. Ma il carciofo. No, devo farla un po'. No, è troppo. Non sia prevedibile, è scontato. Ma fare. Ma fare così. Ma la miscela di pepe e sale del carciofo è più urticante del cuoco? Senza ombra di dubbio. Perché si esalta? Sto urticando. Ok. Ragazzi, con le mani un tè e con tanto, ricapitoliamo, diciamolo a gran voce. Noi vi salutiamo, ragazzi, e vi auguriamo che sia la Pasqua che arriva, sia tutti i giorni a venire, anche quelli un po' più bruttini, che tutta la vita sia piena, ricolma di 3, 2, 1, amore! Vi vogliamo bene, ciao! Alla prossima! Non perdetevi il rusticone! Ciao, il rustichello, ciao! Rusticone, più rustichello! Rusticone. Rustichello, ciao! Vabbè, ha vinto lei, ciao!